stato un grandissimo progetto, soprattutto il lancio da parte della regione, perché siamo partiti da un progetto regionale che è il MECTOI, finanziato sia all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna e all'IRCCS Stella Maris. Questo ha permesso proprio un connubio, un là, e aprire la relazione proprio da questi due grossi istituti e dare il via alla bioingegneria dello sviluppo, ossia proprio il creare nuovi giochi per monitorare lo sviluppo dei bambini mentre semplicemente i bambini giocano. La piattaforma regionale permetteva in ambito clinico di misurare sia la parte visiva, dello sviluppo visivo, sia della manipolazione nel bambino. Da lì invece siamo andati avanti, perché grazie ai dati ottenuti dal progetto regionale abbiamo vinto un progetto europeo. Il progetto europeo ci ha permesso invece di portare la piattaforma, che si chiama CareToy, quindi da MECTOY a CareToy, portarla a casa dei bambini per fare dei programmi di teleriabilitazione. Abbiamo mostrato scientificamente che siamo stati in grado proprio di promuovere lo sviluppo psicomotorio nei bambini nei primi mesi di vita. A questo punto siamo ritornati in loco, ma a livello nazionale, perché stiamo facendo un progetto che è un CareToy modificato per bambini nati pretermine e a termine, ma che hanno delle lesioni cerebrali, e proprio per promuovere il loro sviluppo in questa categoria, diciamo, ancora più speciale di bambini che hanno bisogno di maggiore assistenza e di riabilitazione intensiva a casa.